bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Jedi Fallen Order. Allora, dobbiamo procedere per andare verso... A parte il fatto toglierci di mezzo questo. Dov'era la corda? L'ho vista proprio bene prima. Ok, andiamocene via di qui. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati la scorsa volta, cioè a questa scorciatoia. E allora, di là ci eravamo venuti. Diamo un'occhiata alla mappa però, perché qui non si sa mai dove si va. Tipo, guardate voi quante strade, tipo, che ci sono, maledizione. Allora, da qua ci siamo scesi però noi. Ok, più incasinato del previsto questo posto. Comunque, proviamo ad andare da questa parte, che ho visto che sotto c'è roba. Eventualmente, evidentemente c'è roba. C'è roba. Dove però? Dov'è la roba? Ok, è di là. Ma allora c'è verso salire? Aspettate. Just a moment, perché qui mi sono un attimo perso. Qui c'è modo passare, allora. Ok. Grandi così. Ma sto posto... Cioè, parliamone. Io ormai sono qui, ma ho l'impressione che dovrò tornare indietro un po' poi a vedere un po' quella mappa, anche se magari ci sarà qualche collezionabile particolare. Intanto guardate un po' voi. Cosa non c'è qui dentro? Qui troverai solamente morte. Questa frase l'ho già sentita, ma non detta da lei. Non esattamente questa, ma Yoda non la diceva tanto diversa a Luke. Il luogo era potente nel lato oscuro della forza. E non è che... Me lo ricordo un po', diciamo così. Era un po' più stretto l'altro, però ok. Medita. Quindi c'era un salvataggio anche qui sotto. Va bene. Non mi fa schifo, in quanto ci riprendiamo almeno il punto vita, il punto salute. Io tra l'altro spero vada tutto bene, perché ho dovuto cambiare il metodo di registrazione. Quindi spero vada tutto bene. Perché ho avuto problemi con quello che usavo fino adesso. Spero si sente e si veda tutto regolarmente. Spero di cuore. Ora, come faccio ad andare lì vivo? Ci salto? Vabbè, non è che devo fare molto altro. Ok. Siamo ancora vivi, il che è già tanto. Un altro scorcio. Bellissimo. E squarcio anche in questo caso sulla parete. Questa è una boss fight, per forza. Cioè, non c'è un'alternativa particolare al fatto che questa sia una boss fight. Aspetta, è pericoloso. BD, dove vai? BD? Che cosa? È un fratello della notte. Cal, cioè, oddio, guarda che c'era l'arena enorme. Era una creatura che avevamo visto. Ma è cattivissima. Gara. Usa. No. Via. Vai così. Come gli faccio danno io a questo coso? Non so, forse così? Sì? Funziona? Più che alle gambe, evidentemente. Bella boss fight questa. No, li facciamo male anche alle gambe. Via di qui! Mamma mia. Ok, per ora funziona. No! Vai all'ala! Dai all'ala! Che spettacolo di boss fight che è questa però, è veramente bella. E vai così. Io veramente non avrei nulla contro di te. Perché ce l'hai con me? Cioè, voglio dire, non ho fatto niente io. Aia, questo fa male. Questo faceva molto male. Ok. Bisogna cercare di sfruttare questi colpi, quelli rossi, per bloccarlo, incriccarlo. Aspetta, c'era scritto attira a te? No, c'era scritto attira a te prima. Dannazione, non ho sfruttato la cosa. Che è? Mamma mia. Curati, Luke. Sì, Luke, ciao. Sono già entrato in modalità Star Wars. Ok. Vai, ricarichi.
riesco a fargli danno. Ok. Sembra rientrato nella modalità di prima, cioè quella classica. Perfetto, sì, è rientrato nella sua modalità classica. Quindi attira. Ecco come funziona. Mamma mia, che schiacciata di ali. Ecco come funzionava allora. Ma ditelo subito, no? Fa male, questo. Pensione che ora... Che ora lui farà male a noi. Che bella boss fight questa. Questa mi piace veramente tanto. Fighissima. Credo di essere rimasto vivo, non so come. Ma è andata. E ritorno. Tagli con Luke. Cal, si chiama Cal. Un pippone si chiama Cal. Ok, perfetto. Che puoi fare? Ah, quello di prima. Abbastanza useless quella cosa. Perfetto. Questa devo saltarla. Mi serve uno steam, PD. PD? Sì, ma perché non mi ha curato prima? Mi serve uno steam e il BD se ne è fregato bellamente di noi. Un'altra curati. Aia. Ora. Fammi l'attacco con l'ala, per favore. Non quello. Ok, questa fase di battaglia è piuttosto del previsto. Via di qui! Sapevo che cercava di fare qualcosa del genere. Provato ad usare la forza per vedere se funzionava lo stesso, ma forse funziona solo quando è blu, tipo ora. Curati! Non gli stiamo facendo più niente. Mi sa che se ne sta andando. Wow! Che figata! Che figata! Se n'è andato. Ok, perfetto. Allora, calmi un attimo, vado a vedere se tutta la registrazione è andata bene, perché perdere questo mi scoccerebbe alquanto. Quindi, just a moment, per voi sarà un istante. E il controllo sembra sia andato tutto liscio, quindi ok, procediamo. Mamma mia, che boss fight che è questa. Ma lui ci dà gli attrezzi da scalata, magari? Che ce li ha da qualche parte, tipo? Potrebbe. Tipo quei cosi alle mani. Ma è ancora vivo? Ma è morto da poco comunque lui. Sì. Sì. Possiamo finalmente esplorare come si deve tutto. Artigli da scalata. Arrampicati più in fretta e su nuovi tipi di pareti. Yes. Wow. Quanto siamo rapidi. Quanto siamo rapidi. Che bella boss fight. Mi è piaciuta proprio quella di prima. Finalmente, questa è degna di essere una boss fight rispetto a quelle che abbiamo trovato fino ad ora, che onestamente mi sono sembrate tutte un po' banali, francamente. Questa era bella. Diversi tipi di attacco, diversi tipi di strategia da adottare per batterla. Insomma, finalmente una boss fight come si deve. Ripeto, quelle viste fino adesso invece non mi avevano esaltato molto. Beh, qui mi sono ricreduto ampiamente, completamente, direi. Ma da dove... Dove stiamo? Dove siamo? Sto cercando di guardarmi intorno per cercare di capire un po' che... posto è questo? Ma soprattutto, perché farlo così stretto? Visto che c'era spazio sia a destra che a sinistra. Perché fare questa struttura di legno così... strettissima? L'ho visto, ragazzi, lì a sinistra. Ok, ecco. Che è? I fratelli della notte più forti affrontavano un rito di passaggio nella tana di questa creatura. Ah, e quello allora non era un granché forte, quello che c'è rimasto di sotto. I fratelli della notte più audaci si avventuravano nella tana di questa creatura per compiere un rito di passaggio. Chiunque ne uscisse vivo veniva considerato degno. Beh, ci credo. Devo dire che erano piuttosto forti allora, perché per essere... Insomma, per uscire vivi di lì... Capitemi, non è...
Non è banale, non è semplice uscire vivi di lì, eh. Un altro salvataggio, addirittura. Ma ho salvato adesso. No, forse non avevamo salvato dentro alla grotta, perché io non ho ancora ripreso tutti gli steam. Quindi ora abbiamo salvato, ok, ci sta. Perfetto. Cavolo, però che figata. Che figata. Fatemi sapere magari poi nei commenti com'è la qualità video, perché io sto cercando di fare del mio meglio, ma ripeto, ho cambiato sistema di registrazione, quindi non so come sarà effettivamente la qualità finale una volta poi montato tutto quanto, eccetera, 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 perché non è così banale la situazione. Tutto un lavoro dietro per ogni singolo video. Mi raccomando, cercate di ricordarlo. Clement, non farti colpire. Ok, questo gli è andato in testa. Questo gli è andato in testa. E io sono morto. Allora, parliamo. Caro pipistrellone, parliamone. Che cavolo dovevo fare io lì esattamente? No, giusto per saperlo, perché tu mi sei venuto addosso giusto un pelino prepotentemente e all'improvviso e il mio Cal, ok, cerchiamo di richiamarlo Cal come deve essere, ha smesso di capire come scalare. Perché ha rallentato di brutto e non stavo andando più da nessuna parte. Ok, stiamo qui. Perfetto, poi passiamo di qua. Saliamo su. Ce ne freghiamo di lui. Ok, sali su, Cal. So perché primo mi sei... È come se si fosse bloccato. Moriremo. Sì, è probabile. Sto cercando di attaccarlo, ma non sta funzionando un granché. La forza non funziona. Credo sia tutto scriptato per il momento. A parte adesso. Attacca. Vai, Gal. Ok. Impara a volare, Cal. Per favore, impara a volare. Cerchiamo di prenderlo al volo? No. No? Va schivato? Non ho capito che cosa... Ci risiamo! Ah, l'ho fatto giusto. Andava preso. Che figata! Ma lo possiamo addomesticare, tipo, il tizio? Sarebbe bello. Oh, frena! Wow! Non potevo fare assolutamente niente, ero semplicemente in balia del suo attacco. Bello, ma... No, è un misto tra un gufo e un pipistrello. Che cos'è? La faccia è più a gufo, onestamente. Il resto, le ali che sembrano più un pipistrello. Bravo! Che cosa dovrei fare io? Non so come faremo a scendere da qui. Dillo a me. È una bella caduta. Sì, se non arriva lui. C'è una mantis tra l'altro là, potremmo andare addosso con la nave. Un altro salto. Sì. Va bene, mi fido. Io no. Per nulla. Ok, prendilo. Sa che è andata un pochettino male. Vai, aggrappato. Perché la prima volta non sai mai esattamente dove ti porta il tizio, il pipistrellozio qui. Il gufistrello. O il pipi gufo, non lo so, il gufistrello mi piace di più. Allora. Dai, sembra un gufo. Tutto marcio, però sembra un gufo. Dal muso, intendo. Amico, ma non è che potremmo fare pace, cioè siamo io e te, potremmo andare d'accordo invece di schiantarti e ucciderti così per nulla. Tutto è bene? Morto? L'ultimo volo di Gorgara, sconfiggi il terrore alato su Dasmo. Ma vorrei poter dire lo stesso per questa creatura. Mi dispiace che molto probabilmente non state più vedendo gli achievement, credo. Nel caso vi chiedo scusa, ve li ho letti, ve li leggerò io come ho sempre fatto fino adesso però.
Caleb e Dee erano quasi giunti alla tomba successiva quando sono stati attaccati dai fratelli della notte. Pur essendosi salvati, sono stati costretti a rifugiarsi nelle pericolose paludi datomiriane. Qui sono stati nuovamente braccati dalla sorella della notte, Merrin, che ha scagliato le sorelle della notte rianimate contro di loro. All'interno di una caverna, BD ha recuperato degli artigli da scalata dal cadavere di un fratello della notte, appena prima che apparisse la micidiale Gorgara a reclamare il possesso del suo nido. Lo scontro con Gorgara si è poi trasformato in una battaglia aerea, culminata in uno schianto che ha ucciso la bestia simile a un pipistrello. No! Ma no! Ma mi dispiace! Non me lo scannerizzi? Sono felice di averti trovato. No, ok. Però mi dispiace, povera Gorgara. Cioè, era necessario farla morire così, non potevano farla diventare amica? Anche lei? Cioè, era più bella. Fosse stata amica, no? Ok, ok. Allora questo è diventato scalabile. Tipo? Ma qui non c'era un salvataggio un tempo? Da qualche parte? C'era la scocciatoia per il salvataggio, no? Sì, esatto, eccolo là. Ok, ok, ok. Allora, facciamo così. Facciamo che questo episodio lo lascio un po' come boss fight contro Gorgara, che mi sembra anche giusto così, visto che è stata una vera e propria boss fight questa, completa di tutto quanto, completa di morte mia adesso, se non trovo il posto per salire. Non ne trovo. No, 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 vai, vai. Ma allora, maledetti ragni. Ok. Di qui si sale. Perfetto. Ok. Vabbè. Credo sia la prima volta che ci arriviamo così. No, forse no. No. Ale, non ci pensare. Salva, che è quello che ti serve fare. Ripeto, per questo episodio ci salutiamo qui. La boss fight con Gorgara la voglio tenere per conto proprio, perché è stata una figata. È stata veramente bella. L'ho apprezzata tantissimo questa boss fight, ma proprio tantissimo. Spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti nel caso. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto. Vi ricordo che da domani inizia Formula 1 2020 sul canale, quindi non perdetevelo. E anzi, sì, da domani, in questo video uscirà il 9, quindi ok, ok, sto parlando perché io sto, ho già registrato, quindi insomma è un po' un caso. Fidatevi di me. Domani, rispetto a quando vedete questo video, uscirà la nuova serie su Formula 1 2020 sul canale, quindi non perdetevela. Alla prossima comunque. E con il nostro Cal, la Gorgara non c'è più e quindi chi ci toccherà stavolta? Giusto per dire. Alla prossima.